Una città gremita di turisti e un museo, quello del mare, non fruibile o visitabile in parte solo su prenotazione. È questo l'allarme lanciato questa mattina a Pescara dal gruppo del PD in consiglio comunale ed in particolare da Paola Marcheggiani, che si è fatta portavoce di un disagio al quale chiede che venga posto rimedio. Siamo di fronte alla sezione dei grandi cetacei, che è una sezione che provvisoriamente ospita la più grande collezione di cetacei che c'è in tutto l'Adriatico e contiene la più numerosa collezione di tartarughe marine che ci sia in Italia ed è il museo che stacca più biglietti di tutta la regione Abruzzo. Quindi noi ci troviamo di fronte a questa struttura chiusa. Io penso che per governare una città bisogna conoscerla e bisogna capirla. L'amministrazione Mascia non sa né conoscerla né capirla ed è per questo che ci troviamo di fronte ad un degrado, ad un abbandono dove ristoratori espongono i loro striscioni per vendere il loro prodotto e l'Interclub, che non si sa perché è in questa struttura museale, si trova proprio nella struttura dove doveva sorgere una sala di conferenze del museo se non ci fosse stato Mascia a governare, ma il centrosinistra. Bellezze marine che il turista ha la possibilità di visitare, ma non in maniera chiara ed immediata, come spiegato ancora dal consigliere. La sezione è aperta solo su prenotazione e bisogna che un turista sappia il numero del Museo Colonna, che chiami il Museo Colonna, che si metta d'accordo con gli operatori, che si fissi l'appuntamento. Io credo che nessun turista alla fine a Pescara verrà a visitare invece un museo così prezioso. Eppure basterebbe poco per restituire alla città di Pescara il suo Museo del Mare, come concluso da Paola Marcheggiani. Il Museo del Mare, che è l'ex istituto di Marzio, è stato da noi completato nel primo e nel secondo lotto per una spesa di 3.200.000 euro contro i 150.000, dico solo 150.000, che l'amministrazione Mascia avrebbe dovuto spendere per renderlo agibile e per aprirlo alla città.